eccoci, torniamo di nuovo in diretta su Radio Radio TV. Ancora fino alle 18, come sempre ci saremo. Allora, torniamo a parlare di cose che riguardano il calcio, perché abbiamo letto oggi, stamattina, proprio un pezzo a firma di Fernando Magliaro sullo stadio, pubblicato sul Tempo, e Tor di Valle altro che dal Campidoglio. Quindi diciamo che, visto che è un po' che non ne parliamo, cerchiamo di fare un punto ad oggi, 4 agosto, com'è la situazione in relazione al nuovo stadio che nascerà a Roma e nel quale giocherà la AS Roma Calcio. Allora, è collegato con noi l'onorevole Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea Capitolina. Onorevole Ferrara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, grazie. No, perché abbiamo letto, intanto grazie a lei, insomma, di essere in diretta con noi, abbiamo letto insieme a me e con Francesco Di Giovan Battista in studio che su Facebook lei ha postato una cosa, cioè partendo dal fatto che ieri in regione è arrivato il parere positivo del Campidoglio sul progetto dello stadio, lei adesso si fa una domanda, cioè quanto ci metterà ora la regione ad esprimere il suo parere? Zingaretti vuole privare i cittadini romani dello stadio, il Campidoglio ha sbloccato in brevissimo tempo un iter che durava da anni, approvando in Assemblea Capitolina la nuova delibera di interesse pubblico per lo stadio di Tor di Valle in tempi record, più di un mese fa. Il PD votò contro, spero vivamente, leggo sempre dal suo post, che non sia un'assurda e testarda presa di posizione politica a fermare la realizzazione del nuovo stadio di Tor di Valle. Buttate giù la maschera e ammettete che state distruggendo il sogno dei cittadini e di tutti i tifosi della Roma, delle famiglie che la domenica vorrebbero portare i loro figli a guardare la partita in uno stadio tutto per loro, lo stadio che meritano. Allora, beh, insomma, mi pare un messaggio chiaro, senza giri di parole. Ha avuto delle prime reazioni, intanto, visto che lei sollecita un intervento della regione per esprimere il suo parere? Il messaggio è chiarissimo, abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo rivoluzionato questo progetto, siamo riusciti in tempi straordinari a portarlo in aula e adesso nessuno si deve tirare indietro. Si deve tirare indietro nessuno perché è un progetto per la città, un progetto dei cittadini, progetto sano, rivisto, qualcosa che veramente Roma vuole. E ognuno si prende le sue responsabilità, oggi faccia la sua parte, non vorrei assistere a giochetti o a passi falsi puramente per interessi comunque di partito o magari per cercare di fermare in qualche modo questa operazione, che comunque non è un'operazione del Movimento 5 Stelle, questa è un'operazione di Roma che deve essere portata avanti perché è necessario fare questo stadio. I cittadini lo vogliono, i romani lo vogliono, i romanisti lo vogliono e dobbiamo dare un segnale, è la grossa opportunità che non va sprecata. Grossa opportunità, insomma, il messaggio è non si mettano di traverso, lei insomma invita la regione a prendere posizione, ad esprimere il suo parere, ma ecco, in che tempistiche, ecco, onorevole Ferrara? Perché noi avevamo letto che forse oggi dovevano arrivare già, no, i pareri di Stato e Regione, evidentemente. Entro il 10 agosto. Sì, i pareri di Stato e Regione, il parere di Roma Capitale è stato favorevole, ci auspichiamo che anche altre parti facciano anche la loro parte dando un parere favorevole, sbloccando finalmente. Noi vogliamo vedere i lavori cominciare lì, credo che i cittadini vogliono questo, vogliono che finalmente tutta questa fase burocratica venga in qualche modo, nel rispetto delle leggi, delle regole, è chiaro questo, assolutamente venga in qualche modo spazzata via. E basta, se si chiacchiera e si parla da troppo tempo, dobbiamo agire. Vogliamo vedere uno stadio nuovo, uno stadio a servizio dei cittadini, della città, si deve in qualche modo dare un segnale. Tutto quello che a cui assistevamo in precedenza è qualcosa di vecchio, ovvero si parlava e non si arrivava mai al punto. Stiamo lanciando questo messaggio, il Movimento 5 Stelle in questa amministrazione ha velocizzato l'iter, è stato in grado di burocratizzare il tutto, adesso lo faccio anche loro in Regione Lazio, lo faccio tutti quelli che sono comunque in qualche modo chiamati in causa affinché questo obiettivo venga raggiunto. Ecco, ma lei teme che ancora ci possa essere quindi un impedimento, oppure diciamo sta cercando solo di far sbrigare chi di dovere, no? Per tradurla in termini molto semplici per i nostri ascoltatori, cioè c'è ancora qualche rischio che lo stadio addirittura possa non realizzarsi o non realizzarsi in tempi brevi, oppure in realtà questo pericolo non c'è, però bisogna accelerare, come dice lei, perché
perché la gente è lì che aspetta. Assolutamente, no, assolutamente noi non vediamo nessun rischio per quello che riguarda questa amministrazione del Comune di Roma. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e anche bene. In questo caso è chiaro che non siamo all'interno di altre amministrazioni, non siamo nella Regione Lazio, non siamo comunque al governo del Paese, e per cui ci auspichiamo che in modo responsabile tutti facciano i passi dovuti, ma non dico quali, non nei confronti di chi sta proponendo lo stadio, ma nei confronti della città. Questa città ha bisogno di segnali forti e di essere ripensata, e nella visione che noi abbiamo di sviluppo di questa città c'è uno stadio fatto bene. Abbiamo fatto un grosso lavoro bocciando il lavoro che era stato fatto in precedenza, perché veramente era una colata di cemento. Abbiamo in qualche modo rivisto e rielaborato un progetto, consegnando appunto uno stadio verde, uno stadio di qualità, e un progetto veramente eccezionale. Nessuno si azzardi a fermarlo, questo è quello che vogliamo dire, per puri motivi strumentali, questo. Ma a che cosa si va incontro adesso però, onorevole Ferrara? Cioè, lei dalla regione che si aspetta? Che si avvii una nuova conferenza, che si possano ridurre i tempi? Si va incontro a una possibile conferenza dei servizi nuova, ma allo stesso tempo si potrebbe accorciare il tempo chiudendola in tempi molto più brevi, e si potrebbe anche dire di no, ma questo non dipende da noi. Appunto, lo ripeto, dipende comunque dal processo che si sta avviando all'interno della Regione Lazio, per questo citavo Zingaretti. Chiaramente i tifosi della Roma particolarmente sono interessati a questo percorso che è iniziato tanto tempo fa. Ci sono stati insomma momenti anche complicati, no, da affrontare. Da come ci parla, insomma, mi pare che comunque ora la strada sia in discesa, nel senso che gli ostacoli principali sono stati superati. Però ecco, c'è un tempo da rispettare, quello sì, il 10 agosto, no? Mi pare ricordava prima Francesco, insomma, quindi bisogna ottemperare alle scadenze, perché chiaramente altrimenti di che parliamo? Questo diventa fondamentale. No, ma il punto è proprio questo, non stiamo parlando di un progetto qualsiasi, di qualcosa di irrilevante. È un grande progetto, forse uno dei più grandi progetti che sono stati presentati nella capitale. Il Movimento 5 Stelle in qualche modo se l'ha intestato, perché sapete che era rielaborato e riprogettato partendo dal vecchio progetto, e ha voluto dare un segnale in questo, ha lavorato molto bene, e è chiaro che da questa parte ci preoccupa un attimino. Non vorremmo che qualcuno pensasse di bloccare il progetto per fini strumentali, tutto qui, nel senso, cioè, la politica deve comunque prendere atto tutta che è una necessità della città, in funzione dello sviluppo, in funzione dei servizi che verranno comunque messi in campo, che verranno comunque progettati, verranno realizzati a servizio dei cittadini. Ecco, a chi insiste, nonostante il progetto sia stato riveduto e corretto, come lei giustamente ha precisato, sul muovere alcune critiche, no? Per esempio i cittadini della zona, perché temono che il traffico comunque sarà congestionato, a chi teme che comunque lo stadio possa essere un problema, ma io direi soprattutto appunto di localizzazione, sì, diciamo, laddove dove sta per essere costruito. Che cosa risponde lei in rappresentanza di tutta l'Assemblea Capitolina? Guardi, questo è un progetto sicuramente utile alla città, ma il fatto, la forza che metto nel dirle che è necessario è proprio in funzione del fatto che è necessario specialmente per quei quartieri che risiedono e sono intorno allo stadio, perché se pensiamo solamente agli investimenti che verranno fatti per il dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza di un quartiere, quello di Decima, che comunque soffre di allagamenti, questo già è un grandissimo risultato. Se pensiamo ai milioni di euro che pioveranno sulla Roma Lido, sulla tratta del Trenino, che vede in questo momento una struttura obsoleta, per cui verrà completamente rinnovata per il suo parco, per quello che riguarda comunque il materiale rotante e i treni. Ma se pensiamo poi agli investimenti fatti comunque in funzione della viabilità, parlando dell'allargamento della via, unificazione della via Ostiense, ma non solo, all'interno di questo progetto è previsto tanto verde. Noi abbiamo tolto il cemento riducendo del 50% le cubature, e per cui l'impatto ambientale, ricordiamolo, le torri non ci sono più, quelle torri enormi che si vedevano nel progetto, sì, che andavano in qualche modo a tagliare il paesaggio, sono state eliminate. Il 50% meno di cubature significa meno cemento, più verde, per cui più spazi fruibili per i cittadini, che potranno finalmente farsi una passeggiata bellissima in mezzo agli alberi e avere tutti i servizi
servizi necessari. Questa è un'opportunità per Roma, ma anche per i cittadini che vivono in questo momento in quel territorio, ancora di più per loro, per cui io ne sono convinto, che ne sono consapevoli, e poi è un'opportunità, diciamolo, per i tifosi della Roma, che comunque vanno anche rispettati in qualche modo. Ecco, a proposito, lei non ha mai fatto mistero di essere simpatizzante della Roma, no? E come sa, insomma, noi parliamo tanto di calcio. Le piace la nuova Roma che sta nascendo? Adesso usciamo un po' da... Sì, vabbè, qui siamo, allora, qui siamo nella parte che riguarda il cuore. Io sono tifoso, sì. per cui la sto osservando, adesso voglio vederla giocare. È chiaro che la vedo dal punto di vista di un appassionato, di una persona comunque che è tifosa. Aspettiamo, insomma, c'è anche un senso critico da parte mia, per cui vorrei un attimino vederla all'opera per poter giudicare. Però, detto questo, credo veramente che serve un senso di responsabilità, del tifo, veramente, perché questo progetto deve essere realizzato, è un progetto utile alla città. Senta, nel salutarla e ringraziarla, ad oggi siamo al 4 agosto 2017, sempre che tutto appunto proceda nei tempi previsti, che arrivi anche il parere della Regione, dello Stato, che lei auspica e chiede a gran voce in tempi più rapidi possibili, quando lo stadio sarà pronto secondo lei? Cioè, volendo fare ad oggi una piccola proiezione nel tempo, quando secondo lei lo stadio dove giocherà la Roma sarà effettivamente in grado di ospitare le partite della Roma? Guardi, non voglio dire una data, io credo che debba essere fatto il prima possibile, magari vedere il calcio d'inizio in una partita, comunque di apertura, fatto e dato da Francesco Totti, questo sarebbe stupendo, insomma. Ma magari già la prossima stagione, tra due stagioni, si può... Vediamo, insomma, adesso da dire precisamente non voglio espormi in questo senso, perché comunque nel più breve tempo possibile, siamo 2 o 3 anni, insomma, adesso vediamo, però questa cosa deve essere realizzata nel tempo strettissimo, lo vogliamo tutti, lo vuole l'amministrazione in questo M5S, in Campidoglio, ma lo vogliono anche i cittadini. Bene, allora ringraziamo l'onorevole Paolo Ferrara anche per questo intervento, insomma ci ha aiutato a fare un po' di chiarezza, il punto ad oggi, situazione stadio in costante evoluzione, grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea Capitolina e buon lavoro allora, a presto. Grazie a voi. Grazie all'onorevole Paolo Ferrara.